Da anni si parla dell'equipe multidisciplinare e quindi non solo di malattia celiaca in questo caso, ma di persona che ha una malattia celiaca. E dietro una malattia ci sono spesso persone diverse che hanno reazioni diverse, sia rispetto alla diagnosi, sia rispetto alla possibilità di aderire a un trattamento, sia rispetto alla possibilità di sentirsi inseriti in un contesto sociale, ambientale, amicale e via discorrendo, pur avendo una patologia cronica. Ed è proprio per questo che il mio intervento oggi, dal titolo Il colloquio motivazionale, uno strumento di self-management per una migliore aderenza alla dieta, sarà importante distinguere da una parte gli strumenti, dall'altra parte il tipo di disturbo e di patologia e dall'altra parte ancora la persona in interazione con uno specialista che a sua volta ha delle caratteristiche particolari, ha delle aspettative particolari, ha delle modalità particolari di entrare in rapporto con il paziente. Allora, come è stato detto fino adesso, no? Si è discusso fino adesso di quella che è il discorso della dieta, come deve essere la dieta in un paziente celiaco, come eventualmente trattare una persona che soffre di celiachia non responder, no? Insomma, la dottoressa Ronconi ha fatto un intervento estremamente chiaro, estremamente utile ed estremamente approfondito. Quindi, insomma, io sono entrata nel gruppo degli esperti da questo punto di vista, non tanto come persona che si occupa della dieta, ma al contrario come persona che aiuta le persone a seguire una dieta. Ed effettivamente, come vedete nella prima slide, la dieta senza glutine, eseguita in maniera rigorosa per tutta la vita, e questo è un elemento fondamentale in tutte le patologie croniche, è attualmente l'unico trattamento della celiachia. Quindi questo significa in modo laparissiano che il rispetto del regime dietetico è in qualche modo la cura principale, no? Quello senza la quale non è possibile trattare un paziente affetto da celiachia. Però se da una parte questo è vero, dall'altra parte ci troviamo di fronte a una situazione più complessa rispetto a come viene descritta, no? Non è semplicemente, come diceva una pubblicità di tanti anni fa, no? Basta poco che ce vo'. Ecco, non so se qualcuno se la ricorda, presumo che il pubblico sia giovane, però era la soluzione semplice a qualche cosa che in apparenza sembrava semplice, no? Viene prescritta una dieta, quindi che cosa deve fare un paziente? Deve semplicemente seguire la dieta. Però poi sappiamo che le cose non sono così semplici, non sono sempre così semplici per tutta la vita, perché poi tanti elementi influenzano e interagiscono con l'alimentazione del paziente, con i suoi stati emotivi, vedremo più avanti, con situazioni molto più complesse di quello che effettivamente è il rapporto semplice con il cibo. Io mi occupo anche di disturbi del comportamento alimentare, in prevalenza direi di disturbi del comportamento alimentare, e mi piace ricordare una frase che un'anonima anoressica scrisse all'interno della porta, del bagno di una struttura riabilitativa, in un paese anglosassone. Diceva: "Food is more than something to eat." Cioè, il cibo è qualcosa di più del semplice mangiare, e questo vale per tutti quanti. Vale per chi soffre di celiachia, vale per le persone che hanno un rapporto con il cibo, mettiamolo così, normale, che non necessitano di particolari trattamenti, vale per il bambino, così come vale per l'adulto, vale per uomini, donne e per anziani. Ed è proprio a partire da questa riflessione che, come vedete, i dati dell'Osservatorio Italiano Celiachia dimostrano che effettivamente esiste una percentuale pari al 15% dei celiaci diagnosticati che dichiara esplicitamente, ci tengo a dire la parola esplicitamente, di trasgredire la dieta di esclusione almeno una volta al mese, mentre il 50% dei celiaci dichiara di pensarci ogni tanto. Dovete immaginare che naturalmente questo è ciò che viene dichiarato. Poi in realtà no, quello che sia il sommerso non sempre è evidente, è chiaro sia agli specialisti sia alla persona stessa che sta in quel momento seguendo un regime alimentare di esclusione. E quindi dobbiamo riflettere su quello che è un aspetto fondamentale, no? Cioè il mondo dei celiaci tra trasgressione e aderenza alla dieta.
Ed effettivamente l'esperienza clinica quindi ci dimostra che chi è affetto da malattia, per chi è affetto da malattia celiaca è difficile seguire una dieta, non solo per loro, ma in particolar modo per i celiaci. E dal momento della diagnosi, lo stile di vita sappiamo che deve cambiare completamente per sempre. Ed effettivamente noi nella nostra esperienza quotidiana, anche lì dove dobbiamo effettuare dei piccoli cambiamenti non così significativi come quelli che dobbiamo fare in caso di celiachia per quanto riguarda il regime alimentare, sappiamo che effettivamente è difficile porre dei cambiamenti, sappiamo anche che è difficile mantenere questi cambiamenti, sappiamo anche che lì dove noi proviamo a darci quelle buone indicazioni, spesso subentra un meccanismo che è quello che ci fa procrastinare, ci fa pensare quindi che oggi potremmo evitare di fare una cosa pensando erroneamente che domani troveremo più capacità, più forza, più abilità, più energia, più motivazione per fare quello che ci è chiesto di fare, oppure per fare quello sarebbe meglio che noi stessi chiediamo di fare. E questo perché ogni qualvolta noi dobbiamo effettuare dei cambiamenti, quindi il famoso processo di trasformazione, e dobbiamo procedere non solo all'attivazione di cambiamenti di routine, non è un semplice cambiamento di routine, ma quel cambiamento di routine si abbina anche a cambiamenti degli stati emotivi, suscita emozioni che alcune volte non sono così semplici da gestire e se non affrontati rischiano di accompagnare la persona celiaca per tutta la vita con una serie di alti e bassi, con difficoltà a seguire una dieta, seguiti da momenti in cui questa cosa si presenta più facilmente, per poi ripresentarsi nuovamente la difficoltà a seconda anche di momenti di vita che colpiscono la persona affetta da celiachia. E quindi qui entriamo in un altro argomento che già prima ho sentito nominare, no? Il problema dell'accettazione della cura. E fondamentalmente quando parliamo di accettazione della cura con la conseguente adesione al modello che ci viene proposto con la cura, in questo caso l'adesione alla dieta, ci si pongono di fronte due strade che non si escludono l'una con l'altra, ma dobbiamo immaginare come passi successivi di una stessa sequenza. I due termini che si accompagnano a questo processo di trasformazione sono quelli che vedete qui scritto, il termine di compliance e il termine di adherence. Sono due termini molto simili, ma che in realtà presuppongono dinamiche, comportamenti, modalità relazionali tra lo specialista e il paziente che va dallo specialista, che presentano diversi gradi di complessità, diversi gradi di interazione, così come diversi gradi di partecipazione delle persone che entrano in gioco durante il colloquio. Quindi da una parte abbiamo chi somministra la dieta, dall'altra parte abbiamo il ricevente, chi poi questa dieta, una volta prescritta, la dovrà portare a casa, la dovrà seguire ogni giorno, la dovrà seguire per 5 volte al giorno, perché insomma abbiamo visto che la dieta si articola in 3 pasti principali più i 2 spuntini, no? E quindi dobbiamo ripetere queste sequenze per tutti i giorni per il resto della nostra vita. E sappiamo che questa cosa non sempre è facile. E allora ecco che da questo punto di vista io volevo sollecitarvi un po' anche una riflessione, no? Su appunto come compaiono questi due termini e quale livello di attivazione tra i due partecipanti al colloquio questi termini coinvolgano. Allora, la definizione classica di compliance è appunto il grado in cui il comportamento di una persona, quindi che può essere l'assunzione di farmaci, l'osservanza di diete, cambiamenti nello stile di vita in generale, coincide con le raccomandazioni del medico. Quindi che cosa significa questo? Che esistono degli assunti fondamentali, no? Che il trattamento prescritto è migliore, che la prescrizione è stata trasmessa in modo inequivocabilmente chiaro, che il paziente quindi è tenuto all'obbedienza e in qualche modo quello che si respira sotto è l'implicazione di un giudizio negativo sulla mancata osservanza. Quindi in qualche modo quello che vediamo dal punto di vista della relazione è ulteriormente quindi la percezione di un ruolo passivo del paziente, della non fallibilità del medico nella comunicazione
E da ciò appunto può anche derivare un senso di colpa del paziente, per cui questo potrebbe portare al falsare quei risultati che avevamo visto all'inizio, per cui magari non tutte le persone potrebbero sentirsi tranquille di poter dichiarare la propria difficoltà nel seguire una dieta. Qualche persona potrebbe mancare ai controlli, questo è un problema che spesso riscontriamo, no? Cioè saltare i controlli perché in qualche modo il controllo potrebbe prevedere la possibilità di esplorare quanta aderenza alla dieta ci sia stata, appunto, quanto questa dieta sia stata seguita e in taluni casi anche ritrovarsi di fronte a delle difficoltà per cui il paziente stesso non sempre riesce a dichiarare questa difficoltà appunto nell'aver seguito il regime dietetico. Voglio a questo punto aprire una parentesi che ha a che fare proprio con il tema del senso di colpa. Il senso di colpa è qualcosa che dal punto di vista psicologico noi tendiamo a distinguere dalla colpa vera e propria. In altre parole, il costrutto della colpa prevede una serie di situazioni. Innanzitutto, chi è colpevole effettivamente sta sbagliando qualche cosa. Il costrutto del senso di colpa invece è qualcosa per il quale io posso sentirmi colpevole anche se effettivamente non ho fatto alcun danno oggettivo. Ora, nell'ambito del problema dell'aderenza a una dieta o meno in un paziente celiaco, è evidente che il discorso della colpa, così come quello del senso di colpa, possono coincidere. Perché in realtà non aderire al regime terapeutico, in questo caso alla dieta priva di glutine, significa effettivamente produrre danno alla persona, un danno fisico, ma aggiungo anche un danno all'immagine, nel senso che la persona potrebbe sentirsi colpevole appunto di non essere stato un paziente adeguato, di non aver saputo provvedere a se stesso o di aversi prodotto un danno o di aver prodotto un danno fisico come effettivamente si registra. Quindi, passando al discorso invece dell'aderenza, ecco che qui abbiamo un ampliamento del concetto di compliance, perché quando abbiamo a che fare con una malattia cronica è fondamentale più che mai che ci sia la partecipazione attiva di entrambe le figure, quindi da una parte l'operatore sanitario e dall'altra parte il paziente stesso. Per questo il termine compliance è stato in qualche modo integrato e in parte superato dall'altro termine, quello di adherence o aderenza, che è un termine sicuramente più appropriato perché in questo caso viene richiesta una maggiore partecipazione del paziente al progetto terapeutico, cioè una partecipazione che prevede non solo il seguire una dieta, ma il seguire una dieta in realtà è lo step ultimo di un processo che invece si è attivato all'interno del colloquio, cioè all'interno di quella situazione terapeutica clinica in cui le due personalità, il clinico e il paziente, si incontrano per far sì che tutto quello che poi segue, la prescrizione, venga in qualche modo, lasciatemi passare il termine, non solo digerito e assimilato, ma volontariamente digerito e assimilato dal paziente attraverso un coinvolgimento attivo e collaborativo in cui si chiede di partecipare alla pianificazione, all'attuazione del trattamento, elaborando un consenso basato sull'accordo. Quindi è evidente che in questa nuova accezione, quando si parla di adherence, si sta parlando di un ruolo attivo del paziente nella gestione della malattia e della terapia e un'alleanza molto forte, solida e in continuo divenire tra il medico e il paziente come base per l'aderenza alla dieta. Ora, quando parliamo sempre, facendo un passo indietro, quando parliamo di trasgressione al regime terapeutico, come tutte le malattie croniche, possiamo distinguere quelle situazioni nelle quali la non aderenza ai trattamenti è non intenzionale. Quindi dipende dal fatto che il paziente sostanzialmente non ha compreso la terapia o parti di esse, oppure ha dimenticanze momentanee. Quindi può esserci nelle prime fasi di assunzione di un nuovo regime terapeutico l'emergere di vecchie abitudini alimentari, distrazioni, soprattutto quando il paziente è asintomatico, che lasciano in qualche modo spazio
alla possibilità che ci possa essere appunto qualche dimenticanza, qualche non detto, no? Anche rispetto a quelle che possono essere dimensioni di conflitto intrapsichico, no? Perché noi possiamo avere forme di conflitto con le persone esterne a noi, ma possiamo avere anche delle forme di conflitto intrapsichico e in quel caso la nostra mente può giocare dei brutti scherzi, può non farci rilevare delle cose che invece è importante rilevare, può farci trascurare dei comportamenti non adeguati o non perfettamente aderenti alla dieta che in qualche modo abbiamo trascurato di percepire. Quindi ci vuole anche un grande addestramento per poter arrivare all'adesione alla dieta che ci è stata prescritta. Oppure in altri casi possiamo avere una non aderenza ai trattamenti, ma di tipo intenzionale. Quindi possono esserci dei pazienti che decidono di non curarsi per una serie di ragioni. Questo vale per la malattia celiaca, come in tantissime altre malattie, anche in caso di malattie particolarmente importanti. E quindi in questo caso potremmo trovarci di fronte delle persone che possono avere un atteggiamento di negazione della malattia, no? Con se stessi, con il proprio contesto di vita, oppure possono interpretare il proprio evento morboso come non così grave, tanto da necessitare di un'aderenza alla dieta così sistematica e puntuale. Quindi i momenti in cui si trasgredisce alla dieta possono poi riprendere il sopravvento e dopo una prima iniziale adesione al trattamento, poco alla volta, questi legami, questi elementi motivazionali, il ricordo di ciò che l'operatore sanitario ci ha detto può svanire, passare alle nostre spalle e in qualche modo vecchie abitudini non così sane possono riaffacciarsi. Considerate che il processo di cambiamento delle nostre abitudini comportamentali, in particolar modo anche di quelle alimentari, è veramente un percorso complesso che spesso necessita di tanto tempo prima che si possa definitivamente ancorare, stabilizzare, possa entrare a far parte del nuovo stile di vita del paziente. Ora, ma in realtà quando parliamo appunto di aderenza al regime terapeutico, dobbiamo cercare quindi di identificare quelle che sono le tradizionali barriere all'adesione alla terapia senza glutine. E quindi potremmo ritrovarci di fronte a una complessità del regime dietetico e questa complessità appunto può a sua volta ricadere sull'incapacità del paziente di comprendere l'importanza dell'aderenza alla dieta, a sua volta può dipendere anche da una scarsa comunicazione da parte del sanitario, oppure dall'altra parte l'operatore sanitario potrebbe aver talmente tanto sollecitato il paziente ad aderire alla dieta da aver assunto magari un atteggiamento un po' più simile a quello della compliance, no? Sono io a dirti quello che tu devi fare, tu in qualche modo devi soltanto aderire a ciò che io ti sto prescrivendo. E questo, se è pur vero, è anche vero però che non sempre è una modalità vincente di comunicare il trattamento terapeutico al paziente, perché poi ogni stile comunicativo trova dall'altra parte uno stile comunicativo che può essere diverso o addirittura opposto nell'interlocutore, quindi il paziente che potrebbe vivere magari quello che da parte dell'operatore sanitario è semplicemente la comunicazione di una prescrizione, l'altro la potrebbe vivere come un'imposizione e ribellarsi a questo, facendo privilegiare il piano comunicativo della interazione conflittuale piuttosto che quello semplicemente di una prescrizione che è data per il suo bene. Ancora, come vi dicevo, il piano della comunicazione tra curante e paziente potrebbe aver semplicemente difettato del versante informativo e della verifica della comprensione, perché magari noi possiamo essere stati chiari nel comunicare al paziente il tipo di regime dietetico, da dover seguire e potremmo aver fatto delle domande, è tutto chiaro, non è tutto chiaro, però magari potremmo aver peccato nella fase quella di ricomprensione e rivalutazione, anche basandosi su esempi, no? Su modelli, chiedendo semplicemente al paziente di ripeterci eventualmente quello che è lo schema che noi gli abbiamo appena dato e poi vedremo anche cercare di capire
quali possono essere le difficoltà immaginate dal paziente, ma poi lo vedremo entrando un pochino più sul vivo rispetto a quello che è il colloquio motivazionale. E dall'altra parte, come vi avevo detto, potrebbe esserci stata anche una mancata accettazione della malattia, ma ancora di più l'aspetto che qui mi interessa sottolineare è che di fronte alle prescrizioni non sempre tutte le persone hanno la stessa efficace e identica capacità di coping, cioè dove per capacità di coping si intende proprio la capacità di gestire il programma dietetico, ma gestire anche la malattia, gestire anche quelli che sono gli stimoli ambientali che potrebbero portarci per varie situazioni a doverci sentire influenzati dai nostri incontri socializzanti e quindi in qualche modo pensare di andare a cena fuori e dover seguire un regime dietetico di esclusione può portare alcune persone a fare delle riflessioni come per esempio non mi va di sentirmi diverso o per una sera posso lasciar stare oppure mi vergogno di chiedere al ristorante quello che potrebbe essere un piatto diverso da quelli che seguono gli altri e via discorrendo. E quindi sempre con un'ottica un pochino più da vicino andiamo a vedere effettivamente se poi ci sono delle popolazioni che possono avere più o meno difficoltà nel seguire o al contrario più facilità nella trasgressione alla dieta che è stata prescritta. E vari sono gli studi che non sempre arrivano a risultati concordi e questo perché cambiano le modalità con cui viene condotto lo studio, cambiano il tipo di questionari, cambiano una serie di altri fattori, perché alcune volte magari la raccolta dei dati viene fatta direttamente dall'operatore sanitario e allora a quel punto dobbiamo superare la vergogna, l'imbarazzo, la difficoltà ad essere autentici completamente, no? Di fronte alla persona che poi eventualmente potrebbe giudicare il nostro operato e il nostro comportamento. Diverso è invece fare dei questionari anonimi in cui in qualche modo potremmo avere una maggior certezza dell'autenticità proprio perché lì mi posso rivelare senza per questo sentirmi colpevolizzato o sentire che questa cosa verrà poi giudicata. Però gli studi in generale ci dicono che in età pediatrica e adolescenziale gli adolescenti maschi complianti sono pari al 64,2%, mentre le ragazze in linea generale aderiscono alla cura in misura maggiore rispetto ai loro coetanei. Ancora, per gli adulti, vedete appunto l'altro dato che altre ricerche fatte, in questo caso sono piuttosto vecchie, ma non abbiamo tantissime ricerche sull'aderenza alla dieta svolte negli ultimi anni. E comunque abbiamo, in questo dato del 2009, ci viene riferito che l'81% dei giovani di 14 anni segue la dieta senza alcuna trasgressione, quindi rispetto alla popolazione precedente abbiamo come dato che abbassando l'età specifica si assista a una maggiore aderenza alla dieta, mentre per gli adulti rimangono percentuali piuttosto alte, 77% di donne complianti e un 66% di uomini, e ancora per quanto riguarda la compliance, un altro dato del 2008 ci riferisce che la compliance è compresa, e vedete come la forbice è particolarmente elevata, tra un 44% e un 70%. Ma certamente quello che molti studi, nonostante le diversità, arrivano a concludere in maniera quasi uniforme, è che la persona adulta ha sicuramente più possibilità di trasgredire perché incontra sicuramente più stimoli, più occasioni, ha maggiore difficoltà a resistere ad una trasgressione alimentare, ma non solo perché ha più stimoli, ma anche perché gli arrivano anche più stimoli dal punto di vista interno. Come vi dicevo prima, possiamo avere delle forme di conflitto interiore, così come possiamo utilizzare il cibo per compensare determinati stati emotivi. Forse qualcuno di voi avrà sentito parlare di emotional eating, che non è un vero e proprio disturbo del comportamento alimentare, da DSM, quindi da manuale dei disturbi
mentali, così come adottato dalla nostra comunità scientifica, però in realtà è una situazione piuttosto frequente. Il fatto che per una moltitudine di motivi, soprattutto in presenza di emozioni mal tollerate, mal gestite e identificate come emozioni negative, come la rabbia, la noia, la solitudine, le persone facciano ricorso al cibo, anche utilizzando quelli che vengono definiti come comfort food, che non sono esattamente compatibili con la dieta di esclusione, quindi dolci, biscotti, patatine e via discorrendo, a seconda se l'emozione che vogliamo gestire è quella della rabbia, piuttosto che quella della noia, piuttosto che quello della solitudine o quello della depressione. Quindi per l'adulto la gestione degli stati emotivi diventa uno degli elementi fondamentali che possono, come dire, impattare negativamente sulla capacità di aderire a una dieta, mentre i bambini e i giovanissimi hanno un minore potere decisionale e quindi sono effettivamente guidati dagli adulti che preparano i pasti dei bambini. Hanno sicuramente una maggiore semplicità nella gestione delle emozioni perché bambini e giovanissimi, lì dove hanno delle emozioni sgradevoli o hanno direttamente possibilità di esprimerlo con maggiore facilità rispetto all'adulto, che poi è soggetto a una serie di censure. Oppure hanno direttamente un acting out che magari passa attraverso il pianto, quindi un passaggio all'atto, un gesto aggressivo, mentre l'adulto tende anche a seguito di regole morali e sociali, no? Di convivenza, l'adulto tende maggiormente a mascherarle queste emozioni, ma non a risolverle, semplicemente a mascherarle, mentre queste continuano ad avere un'azione che può incidere anche sul loro rapporto alimentare. Ancora, in età pediatrica è più facile, se la diagnosi viene fatta in età pediatrica, è più facile aiutare questi bambini a seguire una dieta perché in realtà imparano fin da subito a conoscere la dieta senza glutine e diventano adulti con essa, mentre per chi invece arrivano le diagnosi più tardive, come per gli adulti, loro hanno già fatto esperienza di determinati gusti, no? E hanno già costruito le loro routine alimentari su cibi che da domani non gli verranno più permessi. E quindi lo stress generato dal cambiamento, intendendo con stress tutto quello che significa i cambiamenti che vengono richiesti al nostro organismo, no? Per doverci adattare alle nuove situazioni, può essere un elemento di fastidio, un elemento perturbatore, un elemento di ostacolo all'aderenza alla dieta a lungo termine. Scusate, ero riandata indietro. Quindi, in conclusione, la diversità dei risultati sembrerebbe di attribuirsi, come vi dicevo prima, alle variabilità nelle tecniche di studio, però quello che sappiamo ancora per quanto riguarda il discorso della trasgressione, siamo ottimisti per quali motivi? Perché oggi abbiamo sicuramente, rispetto alle ricerche che sono state fatte in passato e confrontate con quelle del 2013 fatte dall'Osservatorio sulla celiachia, che danno dei risultati migliori rispetto a quelli del passato, sappiamo che sicuramente abbiamo oggi una maggiore disponibilità di luoghi gluten free, abbiamo una maggiore disponibilità di prodotti e di ricette e abbiamo sicuramente la possibilità, aggiungo io, non la trovate qui nella slide, di costruire delle equip multidisciplinari che possono in qualche modo collaborare insieme affinché lì dove i pazienti trovino difficile per eventi di vita, per situazioni emotive o per altre situazioni, che adesso qui non è il caso di approfondire, come per esempio il discorso che prima citava la collega, no? Disturbi del comportamento alimentare in compresenza con la diagnosi di disturbo celiaco, in questi casi probabilmente la sola prescrizione di dieta di esclusione fatta da un dietista non è così semplice da seguire e quindi probabilmente sarà necessario sia da parte del dietista sviluppare
una modalità di comunicazione durante il colloquio più complessa e più articolata, sia per esempio anche potersi avvalere di figure professionali altre che possano lavorare su quelle dimensioni psi che possono ostacolare il processo di aderenza alla dieta, sia dal punto di vista dei significati cognitivi, sia dal punto di vista delle emozioni. E questo perché? Perché, come vi ho anticipato, la natura del problema è piuttosto complessa. Noi sappiamo che in generale le persone affette da celiachia sanno, una volta ricevute le istruzioni sul regime alimentare da eseguire e una volta specificato che è tutto chiaro per loro, che l'hanno compreso, sanno ciò che devono o non devono mangiare. Quello che però non sanno è come riuscire a farlo lì dove emozioni o lì dove situazioni di conflitto all'interno della loro mente possono generare e possono alzare degli ostacoli. Sappiamo anche che per modificare le abitudini alimentari bisogna modificare gli atteggiamenti, dove per atteggiamenti si intende proprio la predisposizione, no? La lettura della situazione stessa, e per lettura della situazione stessa intendo non solo la lettura e l'interpretazione della dieta, ma anche la lettura di me stesso inserito nella dieta. Cioè significa che io mi devo pensare come capace di poterlo seguire quel regime alimentare. Fin tanto che quel salto non viene fatto, è evidente che ci sarà sempre una forbice molto ampia tra ciò che mi viene chiesto di fare e ciò che io mi sento di poter fare. E quella forbice deve ridursi, altrimenti se non si riduce non sarà per me possibile sentirmi capace, quindi quelle famose abilità di coping alle quali prima facevo riferimento, sentirmi capace di poter fare ciò che mi viene chiesto di fare. Quindi per modificare gli atteggiamenti dobbiamo modificare le credenze, le idee che il paziente ha su se stesso e le sue abilità, e ancora per creare dei cambiamenti bisogna essere motivati. Ora, ma che significa essere motivati? La parola motivazione viene dal latino motus, movente, no? Quindi la spinta a fare qualche cosa. Noi potremmo avere la spinta, ma potremmo comunque non riuscire a seguire una dieta. Perché? Per poter portare avanti qualsiasi progetto di cambiamento a lungo termine, come quello che ci viene richiesto, è fondamentale che la persona sia consapevole delle proprie difficoltà, dei propri obiettivi, delle proprie capacità, del progetto che gli viene chiesto di seguire ma nel quale lui si inserisce, degli ostacoli che eventualmente si potrebbero presentare e anche delle aspettative che sia l'operatore sanitario sia il paziente hanno. Quindi tutto questo è l'insieme di tutte queste cose, è un processo che concorre alla costituzione, quindi della costruzione sia della compliance sia della adherence. E allora ecco lo strumento, no? Questa lunghissima premessa però per inserire, no? All'interno di questa complessa situazione che non è semplicemente do la dieta al paziente, capire in che modo, come possiamo accompagnare questa prescrizione. Qual è il compito dell'operatore sanitario nel dare la dieta al paziente? C'è una prima fase preliminare, quella della costruzione della dieta, ma c'è una fase in cui io devo dare questa dieta al paziente, ma mi devo anche garantire che il paziente riesca a seguirla. Ed è nell'ambito di quello scambio comunicativo che tanto verrà fatto e tanta possibilità voi darete ai vostri pazienti per potervi facilitare in questo compito che, come vi ho detto, è un compito particolarmente complesso. Il colloquio motivazionale, questo da definizione, è un metodo incentrato sul cliente per attenuare la resistenza al trattamento, aumentare la motivazione, mantenendo un buon livello di coinvolgimento del paziente, ma anche e soprattutto, ribadisco, esplorando i vari sentimenti di ambivalenza legati al cambiamento, che ci sono sempre e comunque. Anche lì dove vedete che il paziente viene volontariamente, che sorride, che vi dice sì, grazie per quello che mi ha detto, sarà fatto, sappiate che non sarà così, che le difficoltà che incontrerà il paziente saranno tante, molteplici e si distribuiranno nel tempo. Il colloquio motivazionale è uno strumento che è stato per la prima volta descritto da Miller e collaboratori nel 1993, quindi ha lunga storia. Ha avuto dei perfezionamenti del tempo, una serie di addestramenti, è nato per trattare i pazienti cronici, pazienti tossicodipendenti e pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare. Quindi si tratta di pazienti che in qualche modo vivono molto più di altre persone
il problema del conflitto. Perché? Perché se uno degli ambiti nei quali noi lavoriamo, per esempio, è quello dei disturbi d'ansia. Noi ci troviamo di fronte a delle persone che arrivano al nostro studio con un'altissima motivazione a eliminare l'ansia, no? Perché quello è il vero e proprio disturbo. Ma se noi ci spostiamo all'ambito della celiachia, il celiaco vuole eliminare, nel caso in cui li abbia, i sintomi della celiachia, ma non vorrebbe cambiare la sua alimentazione. E quindi voi capite che in questi casi ci troviamo di fronte a quello che viene chiamato un po' la luna di miele, cioè il paziente vorrebbe magicamente che ci fosse la pillola che in qualche modo gli toglie tutti i sintomi senza dover fare la fatica di concorrere alla trasformazione necessaria affinché questi sintomi possano ridursi o affinché il proprio stato di salute possa non peggiorare. Quindi capite che ci stiamo trattando di situazioni diverse, che sul qui ed ora necessitano quindi di un colloquio che deve essere strutturato in maniera diversa. Un colloquio che ha uno stile di conduzione collaborativo, che ha l'obiettivo di promuovere il cambiamento attraverso l'esplorazione delle difficoltà. Quindi, mentre do la mia prescrizione al paziente, prima di darla io devo verificare se il paziente è pronto. Quali sono le opposizioni e le obiezioni che vorrebbe fare? Quali le difficoltà che si immagina? Quali sono i momenti critici e come il paziente immagina di poterli superare? Posso io essergli d'aiuto? Se lui in quel momento non li vede, posso già farglieli presente, cioè all'interno del colloquio già inserire questo punto interrogativo nel paziente che non ha la finalità di scoraggiarlo rispetto alla dieta. Diversamente ha come obiettivo quello di fargli vedere, già contemplare, e lo dico io clinico questo con grande esperienza, che le difficoltà ci saranno, ma io sono qui per aiutarlo, che gli ostacoli lungo il percorso li incontrerà, ma se adesso li riesce già a identificare, potremmo insieme trovare delle strategie di soluzione ad un primo livello che consentono alla persona di diventare consapevole proprio di quegli elementi che vi facevo vedere qualche slide fa. Cioè, in altre parole, il paziente è consapevole delle difficoltà che incontrerà? La vede come una cosa che sarà semplice da applicare appena uscirà dallo studio? O già sono in grado io di interrogarlo e di farlo interrogare attraverso appunto la tecnica del colloquio motivazionale? Per fargli registrare possibili difficoltà e possibili problematicità. E quindi il colloquio motivazionale, in questo senso, in celiachia, ha proprio lo scopo di fare il focus attentivo sul blocco, cioè i possibili blocchi che magari il paziente in quel momento non vede, ma che io paradossalmente gli devo far vedere per accompagnarlo durante il percorso, per farlo sentire anche normale in quello che potrebbe essere una difficoltà che lui immagina di avere, perché lui si deve sentire normale e deve capire che noi lo stiamo capendo, perché quando il paziente sente che noi lo stiamo capendo e già abbiamo in previsione, già le conosciamo le difficoltà che lui ha vergogna di raccontarci, significa che in qualche modo il paziente sentirà che ha una rete protettiva, che sarà possibile per lui parlare delle sue difficoltà, che ha di fronte una persona che le capisce e che ha di fronte anche una persona che come specialista non solo le capisce, ma sapendo che esistono, sarà anche in grado di aiutarlo durante il percorso di cambiamento, che non è detto avverrà nelle prossime 24 ore. Quindi, ancora, in che cosa consiste questo colloquio motivazionale? Io qui necessariamente per lo spazio che ci viene dato mi comporto un po' come Bertolt Brecht, in una citazione di Bertolt Brecht che diceva di ogni cosa sicura la più certa è il dubbio, e quindi il mio obiettivo in questo intervento non è tanto darvi delle soluzioni o una formazione completa al colloquio motivazionale che necessita di qualche ora, qualche giorno e qualche settimana e un po' di addestramento, bensì anche semplicemente di porre un dubbio rispetto all'operatività che ogni giorno si fa a studio per farvi vedere che in realtà possiamo migliorare la nostra capacità di interagire con il paziente e non diventare semplicemente dei prescrittori di dieta, perché il nostro lavoro, il vostro lavoro non può essere soltanto questo, ma deve essere quello come professionisti, quello di accompagnare il paziente nella direzione dell'adherence, per favorire l'aderenza appunto alla dieta,
che voi da specialisti gli state prescrivendo. E quindi gli elementi fondamentali devono essere nel colloquio motivazionale la resistenza, cioè resistete alla tentazione del fare delle domande chiuse. Ha capito? È tutto chiaro? No, perché ha capito, è tutto chiaro, significa semplicemente dire sì o no, e a questo punto non c'è spazio per poter lasciare aperti, a meno che non abbiate degli interlocutori piuttosto abili e piuttosto sicuri di sé, non c'è tanto spazio per poter dichiarare le proprie difficoltà. Quindi sarebbe più facile fare delle domande aperte e che contemplino. Lei vede degli ostacoli? Lei vede delle difficoltà? Mi potrebbe dire se ha immaginato delle situazioni e se sì, nelle quali lei magari pensa che non sarà in grado di seguire questo progetto dietetico? Quindi il tutto non è trasformare il colloquio direttivo in un colloquio motivazionale, non è fare quattro chiacchiere tra amici, ma è adattare il colloquio il più possibile a quelle che sono le esigenze e le caratteristiche del paziente, nel tentativo di controllare quello che viene chiamato il riflesso al correggere, che è tipico delle professioni di aiuto. Cioè il riflesso a correggere è lo spontaneo desiderio di chi pratica la professione di aiuto di mettere le cose a posto, di assumere una situazione direttiva, di lasciare poco spazio alle difficoltà dell'altro per già offrire delle soluzioni prima ancora che il paziente abbia capito le sue difficoltà. E questo non è motivare una persona, ma continua ad essere un colloquio prescrittivo. E quindi sinteticamente, come potremmo differenziare un colloquio direttivo da un colloquio motivazionale? Il colloquio direttivo parte dall'assunzione che il professionista si sente l'esperto e sa lui cosa fare, mentre in realtà il colloquio motivazionale parte dall'assunto che lui sa delle cose, mentre il cliente è portatore, il paziente è portatore di altre conoscenze, quelle sue caratteristiche personali che in qualche modo deve raccontare durante il colloquio e ci faciliteranno nel progetto di aderenza. Le domande nel colloquio direttivo sono chiuse, mentre vi ho detto che nel motivazionale sono domande aperte. Dico cosa fare al cliente, mentre in realtà nel motivazionale ascolto le proposte. Cioè, una volta interrogato su quelle che sono le difficoltà, devo chiedergli se lui trova delle possibili soluzioni, che non significa che saranno le soluzioni, ma significa fargli capire che effettivamente le soluzioni da lui proposte, che noi accogliamo, non sempre potrebbero essere utili, come per esempio: posso farmi tre pasti fatti bene la merenda magari in un altro modo? Bene, lei mi ha fatto questa proposta, va benissimo, però le dico e le spiego altre cose. Un ascolto continuo, che significa che noi siamo interessati al suo pensiero, alle sue difficoltà, a scambiarci delle informazioni. Per cui, in un ipotetico case study, no? Di una donna di 34 anni con diagnosi di celiachia, con la necessità di seguire un regime dietetico prescrittivo di esclusione per tutta la vita, noi non possiamo non immaginarci che questa persona abbia un'ambivalenza al cambiamento, dovrà cambiare tante cose e ristrutturare gran parte della sua vita. Magari la motivazione è semplicemente esterna, perché è asintomatica o ha avuto qualche sintomo, non ha una grandissima difficoltà quotidiana se assume, no? Del glutine, e quindi la motivazione appare più esterna che non interna. Contemporaneamente, magari questa stessa persona è una professionista che per mille motivi è costretta a viaggiare all'estero. E nel caso specifico la professionista mi diceva che aveva delle grandi difficoltà a portarsi la valigetta con tutti i prodotti, no? Ogni volta doversi spostare con tutti i prodotti per fare i suoi convegni e congressi in varie parti del mondo, si rappresentava con un'idea di sé come non capace di seguire un regime dietetico, e contemporaneamente anche un aspetto fondamentale, una definizione di sé come una buona forchetta. E quando le persone arrivano a definirsi come una buona forchetta, io mi devo interrogare su questa definizione e chiedermi: ma che significa per questa persona buona forchetta? Cioè, significa che in qualche modo pensa di non poter seguire un regime dietetico di esclusione perché è talmente tanto un elemento identitario essere una buona forchetta che è incompatibile mangiare bene con una dieta senza glutine?
perché se così fosse io mi devo interrogare su questo e forse una gran parte del mio colloquio dovrà essere diretto a esplorare anche quante buone ricette sia possibile portare a termine mantenendo il gusto senza per questo rinunciare a un'idea di sé come persona di buona forchetta, come dicevo. Quindi domande di base che devono rientrare nel vostro vademecum esplorativo, nel colloquio con il paziente, deve essere esplorare quali ragioni motivi ha per cambiare il nostro paziente, sono ragioni esterne o interne? Ha difficoltà a aderire al compito? Se sì, di che tipo? Facciamocene raccontare. Come misuriamo il suo livello di difficoltà a cambiamento? Glielo possiamo anche chiedere, su una scala da 0 a 10, quanto immagina di trovare difficile questo cambiamento? 5, 6, 8? E a che cosa attribuisce le difficoltà fino a 6? E che cosa pensa che le manchi per superare, per raggiungere gli altri due punti? Semplici strumenti con semplici domande, ma domande aperte. Soprattutto, cosa si aspetta da noi? E quali sono gli obiettivi che vuole raggiungere. Anche l'aspetto motivazionale legato al supporto del professionista è importante da esplorare, perché questo definirà anche meglio qual è la nostra posizione di fronte al nostro interlocutore. Qui una sintesi di quelle che possono essere le domande, le affermazioni orientate al cambiamento di preparazione. Quindi è chiaro che se il paziente notate che ha delle frasi come desidero, ho bisogno, devo e necessario, sono sicuramente delle frasi che suggeriscono che il paziente si sta predisponendo al cambiamento, ma ancora non è pronto per il cambiamento. Sarà pronto per il cambiamento quando noi troveremo che il paziente riesce a utilizzare delle frasi come mi impegno, lo farò, sono pronto, sono capace, sono stato capace. E ancora, anche lì dove l'accettazione e la validazione dell'esperienza del paziente significa anche creare un clima di fiducia nel quale il paziente sarà portato e si sentirà libero di parlare dei suoi successi ma anche dei suoi insuccessi, senza sentirsi giudicato, criticato o respinto dal professionista. Qui di nuovo una sintesi degli strumenti che vi ho detto in maniera colloquiale e quindi per concludere l'invito è una riflessione, uno spunto. Tre persone erano al lavoro in un cantiere edile, avevano il medesimo compito, ma quando fu loro chiesto quale fosse il loro lavoro, le risposte furono diverse. Spacco le pietre, rispose il primo. Mi guadagno da vivere, rispose il secondo. Partecipo alla costruzione di una cattedrale, disse il terzo. Fare bene il nostro lavoro in questo campo significa partecipare alla costruzione di una cattedrale. Grazie mille.